Da Chiara Farnetti è famosissima qua e non solo qua a Piacenza, ma credo ormai ovunque. La voce del cuore con la sua voce del cuore. E allora vai avanti tu perché non conosco Andiamo il Signore, noi. e poi parli tu del progetto. Sì. Va bene, ciao, lascio sì. la parola ad Alessandro Benetti. Grazie. Beh, dopo l'accelerata fantastica, si è parlato di condivisione. E, beh, io sono qua a portarvi i saluti di un'associazione neonata di cui Spazio Tesla è tra i soci fondatori. Si chiama l'Incanto di Nascere e si occuperà di sostenere e coordinare, supportare e creare tutte le relazioni necessarie per, un per una ricerca di cui Anna Chiara vi racconterà di più, che oggi è una ricerca eh, legata alla cantoterapia. E i bambini, in neonatologia. La cosa affascinante è che l'idea è nata l'anno scorso durante questo convegno. C'era già in essere in Anna Chiara il desiderio di portare il canto ai bambini, lo aveva già realizzato ed era una, una componente di sostegno rispetto a quello che ho sentito stamattina, potrei dire di cura quantica. Dopo il convegno dell'anno scorso, dopo l'interazione con alcuni ricercatori medici, eh, è nata l'intuizione, il desiderio di farlo diventare un progetto di ricerca, quindi un progetto con una duplice valenza, cura e ricerca, quantica direi. E, beh, siamo grati di poterlo condividere per la prima volta perché l'associazione è nata da pochissimo, a breve diventerà una onlus e lasciamo a te la parola che gli racconti qualcosa di speciale distratta con i video e le varie slide <ride> prima di prendere io la parola siccome eh, esatto c'è un video siccome il professor Biasucci non è potuto venire qui oggi e eh, in quest'anno su 4 5 mesi con chiara ferri che anche lei non è potuta venire qui oggi che è una psicologa abbiamo fatto questo eh, non era più un esperimento ma un progetto pilota dove poi vi spiego che cosa ho fatto. Però intanto sentiamo cosa ha da dirci il professore. Allora, nell'ambito di un approccio sempre più eh, umanizzante alle cure anche del neonato in eh, patologia neonatale o in terapia intensiva neonatale, eh, l'anno scorso ho avuto il piacere di essere eh, contattato dalla dottoressa Anna Chiara Farneti e dalla dottoressa Chiara eh, Ferri per eh, un progetto che loro avevano in mente di proporci e che ho sposato subito con grande entusiasmo. Questo progetto riguarda appunto, il, eh, si, si, diciamo, si chiama l'incanto di nascere e prevede la valutazione di quello che è l'impatto del canto con una modalità e una tonalità ovviamente studiata ad hoc per l'ambiente dove viene eseguito, sulla, uh, sulle funzioni uh, diciamo cardiorespiratorie in particolare e su vari parametri che si possono uh, valutare dei nostri neonati ricoverati in patologia neonatale. Uh, da un punto di vista diciamo, medico ho, sempre, ho subito chiesto... In particolare alla dottoressa Farnetti se era possibile misurare l'efficacia di questo intervento proprio per avere una base eventualmente da così, poter diffondere e sviluppare ulteriormente negli anni successivi e che quindi questo non dovesse rimanere un episodio o un'esperienza soltanto episodica. E ci siamo accordati nella valutazione di almeno un paio di parametri oltre... Che nella eh, osservazione del comportamento globale dei piccoli. E questi parametri avevamo identificato essere la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno, perché sono ovviamente misurabili in continuo e sono eh, misurati in continuo nei nostri prematuri, quindi non eh, si trattava di andare a disturbare ulteriormente i piccoli. Eh, bene, eh, da questo studio pilota quello che è emerso è che. L'ascolto La, eh, eh, del canto, eh, chiaramente operato dalla dottoressa Farneti, eh, aveva comportato, nella totalità dei nostri eh, pazientini, dei nostri piccoli prematuri, un miglioramento della frequenza cardiaca, nel senso di una riduzione della frequenza cardiaca e un aumento della saturazione di ossigeno. Valutati da un punto di vista statistico, questi risultati risultano appunto essere già. Eh, statisticamente significativi anche su un campione comunque limitato a 30 bambini. Eh, la frequenza cardiaca è per noi un indicatore di benessere eh, del, del neonato e non a caso esprime quando aumenta in maniera eccessiva uno stato di discomfort del neonato. Quindi eh, la, i primi dati possono eh, indurci a pensare che oggettivamente il, la, la, la cantoterapia come anche eh, la musicoterapia, possono svolgere un ruolo fondamentale o quantomeno complementare nell'ambito della cosiddetta care del neonato. Eh, la Società Italiana di Neonatologia ha da anni proposto e creato un gruppo di studio per la care del neonato che prevede eh, l'utilizzo di approcci eh, gestionali, assistenziali, molto dolci, molto smooth, molto eh, in linea con quello che dovrebbe essere l'ambiente del neonato, che è una nuova entità. Il neonato prematuro, quando noi lo accogliamo nelle nostre terapie intensive neonatali, nelle nostre patologie neonatali, eh, dovrebbe essere ancora nell'utero della mamma, laddove eh, riceve... Tutta una serie di informazioni, ma soprattutto di coccole, e laddove comincia a riconoscere attraverso l'eco della voce materna, appunto, la voce della mamma. Quindi riproporre prima con un canto che sia eh, armonizzante rispetto alle sue esigenze, e poi attraverso eh, un ulteriore sviluppo di questo, di questo progetto, che potrebbe coinvolgere i genitori e quindi la mamma, a, appunto, riabituare il bambino a sentire. La, il suono della, della voce della mamma credo che sia il miglior modo per accompagnarlo in maniera dolce e progressiva alla nuova vita. Eh, mi sono commossa perché questa idea mi è venuta eh, un, tre anni fa, la prima volta che ne parlai con Biasucci. Perché, tra le amiche, essendo mamma, che comunque. Ha avuto un bambino, In realtà non ha avuto mio figlio il problema, ma l'ho avuto io, e quindi comunque c'è stato un momento di separazione. E avendo diverse amiche, diverse persone che conosco che hanno avuto bambini prematuri o che sono stati nel reparto di neonatologia, riscontravo sempre questo anche dopo vent'anni dal parto, questa emozione che sale da parte dei genitori. Sale perché viene subito riscontrato il. A, a volte non sempre, perché non tutti sono in incubatrice, il non poterli toccare, il non poterli vedere, stare in roaming, cioè stare nella stessa stanza la maggior parte del tempo. E quindi, eh, anche sebbene nel reparto le infermiere siano deliziose, perché sono veramente deliziose, però a, non possono più di tanto stare accanto ai genitori, eh, ci sono, ma il genitore, quello che ho potuto osservare io arriva e, anche da quello che mi hanno detto le infermiere, sta in silenzio. Sta in silenzio, spesso oggi, come oggi purtroppo, col telefonino in mano, anche mentre allattano. E, e io ho detto, vorrei fare qualcosa. Andai dai basucci, facciamo una prima prova, e lui riscontrò l'efficacia anche facendo ascoltare dal telefonino il canto, osservava che i parametri cambiavano, e poi, abbiamo un po' lasciato andare la cosa perché non c'erano i finanziamenti, perché di fatto per, per fare un progetto di ricerca più approfondito ci volevano un po' più di soldini. Poi l'anno scorso sono venuta a Spazio Tesla, ho fatto il mio intervento e dopo il mio intervento sono venute delle persone da me, ingegneri, tecnici, persone che lavorano soprattutto con la bioresonanza, e mi hanno detto ma tu fai... Quello che noi stiamo cercando di far fare alle macchine. Tu lo fai quando canti. Io ho un grande senso di ascolto e quindi mi metto in comunicazione con tutto ciò che scelgo di ascoltare. Creo una biocomunicazione attraverso il canto, che porta frequenze armonizzanti. La faccio semplice. E, ehm, e quindi Devo dire che mi hanno dato molto coraggio queste persone, alcuni mi hanno studiato, hanno studiato il mio canto, hanno visto l'efficacia eh, più scientifica, dicevamo stamattina che c'è bisogno anche di quello, e allora con più coraggio sono ritornata da Biasucci e gliel'ho riproposto, anche con una psicologa accanto a me che ha fatto un lavoro riscontrando quanto i genitori di bambini prematuri usino pochissimo il linguaggio e proprio manchino delle parole e dei suoni. E invece il progetto che noi stiamo e desideriamo portare avanti insieme a Spazio Tesla, insieme all'associazione L'incanto di nascere e insieme a chi vorrà partecipare per portare una frequenza vibrazionale, perché di questo si tratta, il suono oltrepassa la pelle, oltrepassa gli organi, arriva direttamente nelle cellule più piccole, anche non solo in quello che è corpo fisico, ma quello che non è fisico. Eh, il progetto è sì, io sono andata e ho cantato per questi bambini, io li ascolto spesso, sentivo anche delle cose fisicamente, poi chiedevo alle infermiere che cosa avessero questi bambini, e avevo un feedback rispetto a quello che io sentivo. Oltre ai parametri cambiati abbiamo fatto cantare delle mamme per i loro bambini, spiegando che anche se non li possono toccare, li possono massaggiare attraverso la loro voce, creando così una comunicazione di nuovo, come diceva il professore, dalla pancia, ritornare a una comunicazione, a dargli sostegno. Quindi il bambino riceve la coccola anche attraverso la voce, ma anche la mamma in quel momento si sente utile. Non solamente dando il latte, ma dice ok, allora non posso toccarlo, ma posso cantargli, posso parlargli, perché il suono ha una valenza veramente grande. E, e poi l'obiettivo è quello anche di raggiungere il personale e quindi portare a conoscenza, a consapevolezza l'energia, perché qui parliamo di frequenze, e quindi tutto questo mondo, e quindi che ogni parola e ogni suono informa l'acqua di questi bambini, i corpi energetici e credo che forse si comincia ad aprire un piccolo spiraglio per cui si può fare questa cosa e questa secondo me è un'occasione grandissima per piacenza, per non ci sono praticamente studi di cantoterapia nel mondo e quindi ve lo dico perché ci siamo informate, abbiamo letto e quindi è una buona opportunità. Per, visto che c'è una porta aperta, chi volesse darci una mano, contribuire anche con strumentazione, con idee, con proposte, eh, noi ci siamo. Ecco. Ci fai vivere un'esperienza, brevissima, che siamo stati bambini? Brevissima, per il vostro bambino interiore, <ride> vi faccio vivere un'esperienza. Volete?

Grazie. A volte ho cantato, secondo me qualcuno se l'è chiesto, se a volte ho cantato così forte nel reparto. A volte sì, a volte. A volte ci sono bambini pieni di luce, proprio, wow, che è una roba wow. E a volte c'è bisogno di cantare un po' più con sostanza. Ancora due foto. <ride> Anche tu. Grazie per chi volesse, siamo a disposizione eh, esatto. per fare due chiacchiere, per informare se avete voglia di darci una mano. Grazie, grazie. Spazio Tesla, un attimo. Un attimo. Intanto faccio la pediatra. E cosa volete dire? Ah! E poi sono mamma e nonna e quindi tutta questa energia che si muove è fondamentale per i nostri bambini. Quindi ringrazio Anna Chiara, mi scuso ancora prima. Per la dimenticanza non voluta. Eh, ma... Colpa mia, colpa mia. Sì, colpa colpa mia, del Presidente. Colpa mia. Però veramente mi sento di ringraziarla con tutto il cuore. Grazie. Grazie, <ride> Grazie. Anna Chiara. Grazie. Abbiamo, Abbiamo Massimo Citro che è, è, è qui, è qui dentro, sta arrivando. Anzi, pregherei Laura. Stai sbagliando? Perdonami, però. ho sbagliato ancora. Sì. Arrivederci, ciao. Ma basta, non andiamo a casa il presidente ma hai detto po e siamo pronti ma scusate quindi ho, ho sbagliato per conto terzi ok allora chi presentiamo? Scusate. non lo so, allora io prego la regia di Crevedi cancella questo pezzo qua non lo vedrete poi dopo su Youtube rimane qua, tra noi allora presentiamo il professor Spaggiari direi eh, credo che lo proprio ora... di sì professor Piergioso Spaggiari che insieme al professor Carlo Orosco, ok prego si accomodi ve li presento il professor Spaggiari medico e fisico ci accompagna dal nostro primo congresso quindi non ha bisogno di sì. grandi presentazioni veramente ringraziamo per Prima. la il primo, la... proprio, veramente dal primo. No, no, ho fatto l'inciso. Scusa, passo questo inciso almeno. No, ho, non, ho, non continuo a sbagliare. Ho, ho inciso <ride> che dal <nel> primo momento <ride> che abbiamo iniziato. Quindi ormai lo conoscete tutti, eh, lo ringraziamo per averci accompagnato fino qui e farà eh, una chiacchierata col professor Oros, Orosco bene benissimo che è medico chiaramente e ha, uh, si occupa di biochimica, immunologia, riproduttiva, eccetera, ed è specializzato anche in nutrizione, naturopatia, agopuntura, nonché biofisica e biologia. Okay? Quindi volentieri vi ascoltiamo e grazie. Dunque il tema di oggi è epigenetica, ma vi devo dire che io ho fatto una bella intervista sull'epigenetica solo qualche giorno fa e nell'intervista dicevo in maniera molto chiara che cos'è l'epigenetica. L'epigenetica è una nuova scienza nata 70 anni fa da un genetista ovviamente. E non ci vuole grande fantasia per dire che l'epigenetica si occupa di geni. Eh, diciamo che prima dei 70 anni, i geni per noi erano legati ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri avi. E eh, dal momento in cui è nata questa nuova scienza, abbiamo visto. Che le cose sì sono proprio così, ma non del tutto così. Perché? Perché ci sono una parte di geni che possono essere influenzati dall'ambiente esterno. E per l'ambiente esterno cosa intendiamo? Beh, intendiamo sicuramente l'aria, l'acqua, il suolo, l'alimentazione. i successi o gli insuccessi. E allora voi vedete che le cose sono un pochettino più complicate, c'è una parte sostanzialmente che, di geni che è sostanzialmente variabile in funzione di questi parametri, dei rapporti, dello stress. E allora forse... Quando il mio amico Carlos mi ha proposto di venire qua e fare un dibattito tra me e lui, io mi ero posto il problema di dire benissimo, allora andiamo subito sull'epigenetica. Ieri l'ho incontrato, l'ho incontrato a Milano per metterci d'accordo nel dire: Vabbè, tu cosa dirai? Io cosa dovrò dire? Io sicuramente farò una parte, tu ne fai un'altra. Allora io eh, Tiro fuori dalla mia tasca questo promemoria scritto da lui e allora ho detto, manca un leggio, adesso lo metto qua, vedete il promemoria. E nel promemoria c'è scritto, guarda, eh, tu dovrai parlare insieme a me di energia. Tu dovrai parlare insieme a me di risonanza. Tu dovrai parlare con me di dualità e poi di acqua. Ragazzi, io sono da cinque anni che sono qui in mezzo a voi, vi ho parlato lungamente di energia, vi ho parlato lungamente della dualità, vi ho detto l'energia è qualcosa che per noi fisici, come fisici, è innaturale, l'avete sentito dal collega del CERN che è arrivato, ma per noi medici, ma quale energia? Ma che energia? È un concetto che non ci appartiene. Ma fortunatamente da qualche anno a questa parte, qualche duno di noi, e forse tra qualche duno di noi c'è chi vi parla, da vent'anni porta avanti il concetto di energia nell'interno del corpo umano. Finalmente, e dalle azioni che ci sono state stamattina, che sono stato molto attento ad ascoltare, finalmente i concetti biochimici sono una parte della realtà del corpo umano, ma c'è un'altra realtà che si chiama biofisica, che si chiama energia, che si chiama campo elettromagnetico, e allora quando Carlos mi ha detto parliamo di energia, vabbè, e la risonanza, la risonanza l'avete sentita oggi, l'ultimo, la, la dottoressa che ci ha preceduto, che si è messa a cantare e ha espresso dei suoni, delle melodie, e come avete reagito voi? la dottoressa si è messa a piangere e voi eravate in silenzio religioso silenzio perché avete assorbito il canto le frequenze la biorisonanza e allora voi capite che il secondo punto biorisonanza acqua Acqua, ma questa mattina tutti voi avete parlato di acqua, dell'importanza che la vita nasce dall'acqua. Ma io vi ho fatto due anni fa una lezione in cui io ho dimostrato, e forse veramente tra i primi in Italia, di come avvengono le reazioni biochimiche: che noi fisici, noi chimici, non sapevamo e che anche i medici ignoravano totalmente. E che cos'è vi ho dimostrato due anni fa? Attraverso una lezione che mi permetteva di far capire tutti i passaggi, anche se erano complessi, mi sono permesso di dimostrarvi che le reazioni biochimiche avvengono solo e soltanto perché nel corpo umano c'è acqua. Perché se non ci fosse acqua, nessuna reazione biochimica potrebbe avvenire. E vi ho dimostrato che avviene la reazione biochimica attraverso il fatto che l'acqua genera un campo elettromagnetico e attraverso la nascita di questo campo elettromagnetico che si incontrano le molecole attraverso un fenomeno che si chiama di biorisonanza. Allora le molecole non si attaccano a caso, ma si attaccano attraverso la risonanza che avviene col campo elettromagnetico dentro l'acqua. E allora voi capite bene che il terzo punto acqua mi ha messo nelle condizioni di dire, beh, non è che voglio ripetere le cose che io vi ho detto, perché alcune di voi continuano a seguirmi da lungo tempo, vedono le mie lezioni, i miei studenti in università sanno le cose che dico e che dimostro. E allora è con grande piacere che io... Lascio il microfono al professor Carlos perché io so già le conclusioni, quindi non posso anticiparlo e casomai farò in modo di dare ulteriori spiegazioni e spero che lui non faccia troppo il matematico per evitare che voi vi addormentiate. Allora, Carlos, a te la parola. E io rimango a disposizione. Grazie, grazie. Posso mettere via gli appunti? Eh? Okay. <laughs> ok. Well, I am sorry, I wish my Italian was better, but I can say buongiorno, è un piacere stare qui, con tu. Bene, chiedo scusa: mi dispiace tanto di non parlare bene italiano, ma in italiano so dirvi buongiorno. E sono veramente felice di essere qui con voi a Piacenza. Bene, ci tengo molto a ringraziare tutti voi per essere qui quest'oggi. La ringrazio anche per la bellissima presentazione e grazie a me per la traduzione. Um, we're talk about energy, duality, water and Oggi parleremo di energia, risonanza, dualità, acqua ed epigenetica. This morning we heard about intention. Questa mattina abbiamo sentito parlare di intenzione. L'intenzione rappresenta il che cosa. Then it's got a purpose, what for. Poi c'è lo scopo, cioè perché cosa, a che fine. And then it's got why. E poi c'è il significato, il perché. When we have this, we can start Quando abbiamo queste tre cose, a quel punto si può cominciare con lo spinning. Due to e se arriva alla coerenza. E se iniziamo a fare quello che diciamo e quello che pensiamo, alla fine siamo felici. And that is e tutto questo si chiama armonia. Armonia che crea la vita. A flow of Un flusso naturale di energia. Per fare tutto questo dobbiamo scambiare informazioni. Questo scambio avviene attraverso la comunicazione. In modo tale che l'energia può trasformarsi in materia. A quel punto la materia e l'energia diventano intercambiabili. Il vostro pensiero diventa a quel punto la vostra realtà. Tutto quello che pensate è riscontrabile, lo potete ritrovare. Attraverso la risonanza, quello che voi state cercando trova voi. Non siete voi a trovarlo. È quel qualcosa che trova voi. Questo significa che vi trovate al momento the giusto, right place, nel posto giusto, with the right person, con la persona giusta. About the right thing. E in quel momento state parlando della cosa giusta. And it's e questo senza alcuno sforzo semplicemente avviene questo avviene perché c'è un flusso di energia con la coerenza quindi l'energia si manifesta attraverso questa spinning questa rotazione eccola qui un coil altro che una spirale che crea una piramide che è esattamente questo e adesso a questo punto un atomo che non è altro che un mattoncino inizia a cambiare e si trasforma in molecole diventa uno strato di mattoncini the le molecole diventano monomeri i monomeri polimeri diventano stanze e quindi case houses, le case diventano strade le strade formano dei sobborghi e poi abbiamo che a loro volta formano città e questo fanno le vostre cellule non sono altro che questo triliardi di cellule le città formano stati come le cellule a loro volta formano tessuti da stati si arriva a, a, a paesi dai paesi ai continenti dai continenti al mondo e tutto questo avviene proprio per questo. Energy. Ovvero l'energia. Un'energia che va in spinning. E qui abbiamo le strutture e le funzioni. Tutto è coerente. Questo significa che possiamo trasferire l'energia da un livello a un altro, costruendo un meraviglioso ecosistema. E questo meraviglioso ecosistema lo chiamiamo il pianeta Terra. E noi siamo un'unica cosa con questo pianeta. E il pianeta è un'unica cosa con noi. E io sono una sola cosa con te. E te, tu, tutti voi siete un'unica cosa con me. Noi siamo conosciuti come umani. La la cellula è l'unità fondamentale della vita, così come il pianeta è la nostra casa. E tutti insieme formiamo un biocampo umano, un campo vivente in cui l'energia interagisce. E dove avviene lo scambio di quel qualcosa che chiamiamo amore? Because love means death. Perché amore significa senza morte. A senza di morte. Mort. Amor, amore. Mort. Morte. A without. Without. Ah, ok. È amore. La parola amore è a negativo privativo più mor, morte. L'amore so, è senza morte, to life. quindi benvenuti alla vita eterna, and that is love. <ride> che altro non è che l'amore. Quando blocchiamo questa coerenza, the is il sistema viene disturbato, e questo risulta in The body ill. E questo porta il corpo ad ammalarsi. Perché esce dall'armonia. Esce dall'amore. L'assenza di amore is hate. è l'odio. Lo, e la sen, come l'assenza di luce is è il buio. E l'assenza di malattia è la salute. Benvenuti nel mondo delle dualità. The biofield is Il biocampo è un'emissione di luce. Noi siamo costituiti da piccolissime particelle chiamate cromosomi. Means light. La parola cromo significa luce. And som means body. E soma significa corpo. And that means we are bodies of light. Questo significa che noi siamo corpi di luce. Alexander Fritz Pop. Scusate, questo. Scusa. Alexander Fritz Pop. Al Aveva testato tutto questo. Carlo Rubia, you know. <laughs> Così come Carlo Rubbia, che lo conoscete benissimo. Sa sappiamo oggi che siamo emissioni. E loro sapevano che aveva a che fare con qualcosa chiamato amore, che viene dal cuore. Questa è la natura. Mendele Mendeleev, and Dalton put this Mendeleev e Dalton hanno messo insieme tutte queste informazioni. To a Secondo, in base a un numero. He one. Allora, L'idrogeno è collegato al numero uno. And means water. Idro significa acqua. And gen è Genesis, che significa inizio. Gen, idrogeno. Gen viene da Genesis, ovvero inizio. Quindi idrogeno non è altro che l'inizio dell'acqua. L'origine dell'acqua. Anche in questo caso c'è una dualità. Perché all'interno della stessa molecola avete due cariche una carica positiva e un'altra carica negativa e questo è il motivo per cui l'acqua può condurre l'energia l'elettricità scusate e l'elettricità non è altro che energia una energia che è trasformata in luce e qui siamo L'idrogeno non è altro che un punto. E nell'universo abbiamo quintilioni di punti. Un, un dot. unico punto. That means Questo significa armonia. L'essere unico. You and I in love. Io, te e voi siamo innamorati l'uno dell'altro, c'è armonia. Because we are unified. Perché siamo unificati. Then we got e Poi abbiamo la dualità. L'elio è, è, è il numero due, è il due. That means sun. Questo significa sole. il sole, is light. <laughs> e ancora una volta è luce, is e ancora una volta è energia. And we got duality. Abbiamo la dualità. And we got the word and. E abbiamo la parola and. This cioè and that. Questo e quello, la dualità. Destra e sinistra. La destra e la sinistra. Up and down. Sopra e sotto. Jing Su. and yang. Lo yin e lo yang. And many more. E molte, molte altre coppie. So we go up. Quindi abbiamo su e giù. E abbiamo la dualità. Abbiamo la, la sinistra And la e la destra. And we also have lines. E abbiamo linee. And we have e abbiamo cerchi. That is male. Questo è l'uomo. E questa è la donna. Are like this. Le donne sono così. Males are like gli uomini sono dritti, senza curve. E qui vedete nel Pantheon abbiamo le linee. Questo è Fibonacci. E vedete il rapporto fra l'essere femminile e maschile. 3 è il triangolo. And here you got you, me, and us. e qui avete you, me, uh -huh. uh, Voi io and no. e noi. Noi. Okay. noi is bound with love. E ancora noi è rappresentato dall'amore. Four is a quadrangolo. Quattro è il quadrangolo. Uno, due, tre, quattro. But also 4, 4, 4. It's un quadranglo. Allora, un quadrangolo. Qua ce ne sono quattro, anche qui quattro. Questa è la risonanza. Il DNA è composto da quattro lettere. A, T, G, C. A, T, G, C. Communication. Comunicazione. Five is gratitude. Il cinque è la gratitudine. E gratitudine significa dire grazie con le mani unite. Con le mani giunte, cinque dita. Grazie. E questo ha tante implicazioni proprio perché inizia lo spinning. This is integration of matter and energy spinning. Questa è l'integrazione della materia e dell'energia che provocano spinning. E quando questo avviene si crea una vibrazione. E noi vibriamo con la stessa frequenza di questo elemento che... Spin, che soggetto lo spin. E lo abbiamo sentito attraverso la voce di questa bellissima dottoressa che era prima qui sul palco, l'abbiamo sentito nella sua voce. E abbiamo tutti reagito con le lacrime. E questo fa sentire i bambini, i neonati, a casa. Questo avviene attraverso la vibrazione e la risonanza. E poi abbiamo l'isomerismo e l'esagono, che significa eh, unità, lo stesso triangolo, uno verso l'alto, uno verso il basso. Questa è la vita. L'esagono che ci spinge da questa parte. E quando si raggiunge questo, tutto inizia da solo a ruotare. E l'energia ruota. E abbiamo il monte 7, è un cerchio, completiamo un ciclo. E a questo punto si arriva al sette. Il sette è un cerchio. Il significato è il ciclo. Seven days in a week. Sono sette i giorni della settimana. 52, weeks in a year. 52 settimane nel corso dell'anno. Sono sette le note musicali. Seven in the Sono sette i colori dell'arcobaleno. A fisiologico pH di sette. Un, quindi un, un sette fisiologico seven i sette continenti seven I, i sette oceani I io sono nato il mese di luglio The seven month. che è il settimo mese <laughs> e qua arriviamo all'ottagono l'otto che rappresenta l'infinito e qui abbiamo e qui abbiamo la bellissima molecola d'acqua che forma un esagono. L'acqua esagonale. Quando è in quella forma la sua rappresentazione fotografica è quella più a destra. Invece questa attraverso l'energia. L'energia che possiamo passare L'energia che, come vedremo, possiamo far passare attraverso un piccolo dispositivo. Che altro non è che è una spirale. E il numero 9. E questo ci porta al numero 9. Um, il 9 è composto da 8 e 1, da 7 e 2, da 6 e 3 da and 4 we, e 5. Got, follow, Se seguite bene questo è lo 0. il punto. One. Poi c'è l'1. 2 2 4 8 1 e 6 fa 7. 16 and 16, E 16 e 16 fanno 32. Three and 2 5

E questo non finisce più, potremmo continuare all'infinito. E la dualità ci dice che se continuassimo a raddoppiare, cioè se possiamo raddoppiare, dobbiamo anche però dimezzare. E qui andiamo.

e poi 0,625 e poi si prosegue so lungo le linee questo significa che in questo modo stiamo girando dal lato opposto e qui lo spin lo 0 diventa 10 oppure lo 0 può diventare 0,1 cioè 2 Cose diverse a seconda del lato in cui giriamo. Anche la dualità sceglie: and può salire, aumentare o diminuire, up and down. dar su o andar giù, yang and yang o yin, yin. Left and right. sinistra o destra, Speed up, slow down. accelerare o rallentare, Male, female. uomo donna. Duality. Dualità. Quindi quando dovete scegliere, sceglietele tutte e due. Non sceglietene solo una. Se io mostro qualcosa a qualcuno e dico scegli, prendine uno, prendi. In genere la gente sceglie solo una cosa. No, voi dovete sceglierle tutte e due. Oppure potete decidere di non sceglierne nessuna. Che sarebbe una buona scelta. Ma non sceglietene mai solo una. Questa è l'energia che ruota. E questo è un campo quantistico. Che è costituito da quattro: uno, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Un altro campo. E un altro ancora. E questo è un altro ancora. Allora, l'azoto, scusate, ne ha 7. 7 per 4 fa 28. E 2 più 8 fa 10. E 1 e 0 sono l'1. Harmony. Ancora una volta, armonia. And that is found here. E la, e la troviamo qua. This Questa è esattamente la stessa qua, cosa. Quattro um, azoto. Atomi di azoto. Iron, and iron. e iron. è ferro. Yeah, this is called hemoglobin. E quest'altro non è che l'emoglobina. This, this is called E questa è la clorofilla. Energy. Cioè energia. And here we got e qui abbiamo l'azione. Res Siccome parliamo di risonanza, abbiamo anche la reazione. And this one, this is this is allora, quella è la direzione sud-ovest, e quest'altra è la direzione nord-est. E quella freccia rossa lì in giù permette la formazione del vortice, e vedete che hanno lo stesso colore, la linea e il vortice. That is the law of attraction. E quest'altro non è che la legge d'attrazione: like like. cioè, una cosa attrae il suo simile. But Coulomb Ma Coulomb said, invece disse: no, le cariche opposte attract. sono le cariche opposte ad attrarsi. Repel. Le cariche simili invece si allontanano. That's not true. No, non è vero, non è così perché, perché the red il rosso the red. attira il rosso This is the questo altro non è che il genotipo This is the e questo è il fenotipo What we see. cioè quello che noi vediamo e e la linea blu, blu laggiù, violetta, attira la spirale blu. But with Ma con il fenotipo, noi vediamo che sono gli opposti ad attrarsi. That's not true. Ma non è vero. Red red and blue blue. Perché? Perché il rosso attira il rosso e il blu attira il blu. E quando lo facciamo, allora chiamiamo il gel che porta il verde. E quando possiamo vedere qui il verde, lo, la, la, la freccia verde attira il verde e il giallo, il giallo attira il giallo. Questo significa che abbiamo la luce del sole e la clorofilla delle piante. E se dovessimo andare a guardare la, la loro interazione in un campo quantistico, quantistico vedremmo che interagiscono in questo e modo form in e formano questo cubo no, al centro. Vedete che il cubo è proprio nel centro, nel cuore. It's the cube and that one can questo è il metra, metrotron cube e si può, lo si può far girare questa altro non è che energia okay, yeah. see, e vedete su e giù and here is I mean, this is questa è l'emoglobina il sangue arterioso e il sangue venoso questa è la clorofilla con la luce del sole. E questo è il modo attraverso cui il vortice e la linea interagiscono. E formiamo questa spirale. Perché? E tutto questo comincia a ruotare. Quindi uno va verso l'interno, l'altro verso l'esterno. Ancora una volta, dualità: uno va verso fuori, uno va verso dentro. E voi attirate le cose qui, al suo interno. Questo è tutto. E questo è lo stesso modellino che abbiamo qui, in realtà. It's by love. E qua lo vedete, c'è scritto Ti amo in diverse lingue. Risonanza, vibrazione e frequenza. Abbiamo parlato di queste tre cose. E la risposta è amore. For any human need. Amore per tutti gli esseri umani. That's it. That's that. as you can see, come potete vedere, this questo is è energia, this is light. è luce, this is life. è vita And e La Terra utilizza tutto questo perché siamo immersi in una matrice chiamata spazio-tempo. Lo ha fatto Einstein, la meccanica quantistica. Dice che tutto questo non è vero perché ci dice non c'è spazio, non c'è tempo. C'è solo un dot. Ma c'è solo un punto. Only one. Solo uno. Here and now. Qui e ora. No non c'è altro. Gravitational waves allows this to move on space. Le onde gravitazionali permettono a questo di muoversi attraverso lo spazio. Ma oggi abbiamo la tecnologia. La tecnologia che ci consente di portare l'epigenetica. Cioè i segnali che vengono dall'ambiente e che hanno un effetto sulla vostra fisiologia. Cioè prendere e noi oggi grazie alla tecnologia siamo in grado di dirvi che cosa sono. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono vibrazioni, frequenza e un'altra cosa chiamata amore. E possiamo dirvi in che modo l'ambiente circostante vi sta, che effetto sta avendo su di voi. E possiamo raccontarvi del vostro stato di benessere e di salute. Quindi, prendendo un capello e mettendolo all'interno di quella macchina, solo 15 minuti dopo ricevete un resoconto, un rapporto che vi spiega quale, quali frequenze stanno avendo un effetto sul vostro corpo, quali sono gli aminoacidi di cui avete bisogno, quali sono le vitamine di cui avete bisogno. E quale cibo o a quali alimenti dovreste eliminare. E tutto questo per 90 giorni. E questa operazione va fatta 4 volte all'anno. Perché è importantissimo sapere in che direzione sta andando il vostro corpo in modo tale che semplicemente studiando e valutando un capello si possano prendere le decisioni corrette. Quindi questa macchina chiamata S Drive non fa altro che decodificare le informazioni contenute nel bulbo pilifero, che non è altro che un biomarker. And wave. e genera una serie di onde segnali. Questa è, è la firma, la S sta proprio per signature, cioè firma. Bene, se seguite questo tipo di direzioni, arriverete in una destinazione piuttosto interessante. Arriverete a uno stato di benessere e di salute ottimale. So that you can look younger and live longer. Questo vi farà sembrare più giovani e vi farà vivere più a lungo. E adesso per concludere, questa è una goccia d'acqua vista al microscopio. Un microscopio a campo scuro. Ecco, noi usiamo esattamente la stessa tecnologia per permettere a quello di diventare quest'altro. questa non è altro che una goccia d'acqua dove un'intenzione è stata in it all'interno della quale è stata posta un'intenzione. E l'intenzione era dai amore. And love. E, e ricevi amore. And e quindi è venuto fuori un cuore all'interno di una goccia d'acqua. Grazie molto. Grazie. Professor Spaggiari, dottore Orosco, tanto per rimanere in tema. Non era previsto, eh? non è che ci siamo messi d'accordo, assolutamente. Grazie anche a Raffaella per la traduzione. Molto grazie. Ok. Che dire? Che dire? No, c'è soltanto da dire provare. Eh, a questo punto... Dov'è? Ah, Provare, nel senso che qualcuno di voi può fare un test e andate a vedere, il test è completamente gratuito, mi sembra, no? E' è al di fuori della sala. Grazie. grazie. E poi ci sentiamo per la tavola rotonda. Tavola rotonda, grazie professor Spagiani. Grazie, grazie dottor Orozco, prego. Grazie. Ok, attenzione.